Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere, dietro c'è un bello scheletro. Ciao amico! Sperando che non spawnano nessuno qua. Sì, non spawnano nessuno. Ah, è vero, perché nelle nuove leggi di Minecraft. Perché mi pare che nella nuova versione di Minecraft fanno spawnare solamente i mostri solamente a 30 blocchi della distanza da noi. Quindi quinto non spawna mai nessuno. Ok, intanto io ho iniziato a montare i muretti. Sì, aspetta, lo scheletro comunque non lo vedo. Ah, ma anche ecco, io. Sì, no, lo vedo. Ok. È una roba piccolissima, ma c'è. Tommy, mi dai i slab che devo fare il layout qua. Non ne ho più di slab. Allora passami la cobblestone che hai in mano. E ho uno. Ecco. Come al solito. Ale, come al solito. Allora, nel frattempo quando non registravamo, cioè quando stavamo preparando, sono crashato un'altra volta, quindi adesso siamo a 7. 7 volte che crashiamo da... No, ma questo qua è il nuovo episodio, quindi riparte da zero. Ricordo che la quarta o quinta puntata Tommy la farà a casa di Pisi e quindi questi problemi si risolveranno. Questa qua è la quarta puntata. Sì, è la quarta puntata, quindi la quinta... Vediamo se registrare ancora e se registriamo ancora oggi sarà la sesta puntata, se no sarà la quinta. Mi passate i picconi? I esatto. Picconi no, non ne abbiamo più, io non ho più di picconi. Te lo do io, Pisi. Eccolo. Allora, qua nella casa ci sono 4 di cobblestone. Se continuiamo a spaccare cobblestone ne possiamo avere altre e continuare a creare muretti per evitare di volare. Ah, quell'alberello dobbiamo ancora distruggerlo? Sì, se no non si crea l'altro. Fai so dannatissimo layout del muretto. È un attimo, calma. Sto cercando di prendere un po' di cobblestone per fare il layout. E ovviamente dai a me. Lo schiavetto cinese qua. Puoi ricordare a me soprattutto e poi anche quelli che ci seguono come si fa il muretto? Ah, il muretto in pratica si fa così. Dobbiamo prendere la nostra cobblestone e posizionarla, se volete, una alla volta. Sta nevicando. Potete vedere. Piazziamo in pratica il pietrisco così. Dobbiamo piazzarne 6 e ci darà il muretto di pietrisco che ce ne dà in pratica 6. Quindi l'albero e l'erba si riempiranno. Bene. È Natale a casa. Vabbè. Allora. Ok, dai, ecco, intanto io sono crashato, seconda volta ragazzi. E io laggo. Oh merda. Spero che nel video non si senta più di tanto. Che cosa? Che c'è un po' di laggo, faccio 20 fps. Io adesso senza registrare 93. Vabbè. Intanto torniamo al gioco. E... Mentre io 97. Adesso non capisco chi sia questo, credo sia Filippo, mi dà... Sì, per forza Filippo. Mi dà... I muretti te l'ho già dato, mi pare. Ah sì, Pisi, fai sto layout del muretto, dai. Lo sto facendo, Marco, mi si è anche rotto il piccone qua. Continua a piazzare i muretti. Allora, un attimo. Mi stai piazzando? Aspetta che ripiazzo anche io, che ne ho 6. Questo bordo qua, l'ultimo bordo qua piazzo. Io li ho finiti, Marco, li ho finiti i muretti. Alevo. Perfetto. Allora. Che bello la neve. Tommy, questo qua ci serve. Ho altri 6 muretti. Ma ecco, intanto l'alba sta arrivando e Pisi, non credi che dobbiamo creare il tetto su questa casa? Ci stavo pensando, solamente che si è rotto il piccone, senza il piccone non facciamo neanche il tetto. È fantastico. Ho concluso la seconda parete del muretto. Ne ho fregato uno.
Che c'è? No, ti ho fregato un pezzo di un cubo di cobblestone. Ah, è vero, facciamo un attimo il tettuccio, va. Oh, bello! La crafting bench con sopra la neve. La bench c'è sopra la neve. No? Ora il blocco di cobblestone. No, dai, c'ero sulla neve. Sì. Allora, come lo piazziamo? Così, no. Allora, io prima di mettere il tetto metterei il pavimento di pietra. Sto già facendo. Sì, okay. Il pavimento di pietra era una mia idea, grazie Marco per avermela fregata, comunque. Ho detto che lo dobbiamo mettere, non ho detto che era un'idea mia. Ah, ok. Allora. Già qui in casa non sta più nevicando, quasi, manca poco. Comunque, se... Filippo mi dà il piccone, posso attimo. Toccare la cobblestone. E vado a farlo io, va. Allora, nel frattempo voi piazzate questi maledetti muretti, dato che siete... Non ne abbiamo più. Li ho piazzati fino di qua, Pizzi. Già finiti. Una parete abbiamo finito. Inizio a darvi 6 qua. Sperando... Togli a me, Pizzi. Fanne 12. Fanne 12, 6 a me e 6 a più. Oh, che succede? Ok. La Madonna. Ok, vado a fare un po'. Chi ha le super il MotoGP di Paco Casa? Allora. Comunque io non ho ancora capito come si fanno i muretti, quindi me li fa Marco così. O probabilmente li abbiamo già finiti, non lo so. È facilissimo fare il muretto. Vabbè, vedrai nel video come si fanno. Sì, sì. E poi qua manca anche un... Un pezzettino. Diciamo un pezzettino, sì. Come, l'avevo già bloccato? Tommaso? Ecco, sì. Ritorna indietro. Sì, c'è lo shift, non cado. Le ultime parole famose. Sono tentato darti un pugno, cadi giù. Nel frattempo sto anche morendo. Allora, ho fatto 12 pezzi che metto dentro alla chest. Allora, là abbiamo ancora l'albero e nevica da cani. Ok, quindi con le cobblestone adesso cosa ne devo fare? Fai cobblestone. Allora, fai gli ultimi. Metti in fila nelle ultime due righe dei cubetti della crafting. No! Le metti tutte in fila. Cavolo. Uno, due. Allora, prendi la cobblestone. E no, copri tutte le ultime tre. Due righe della crafting bench di cobblestone e poi viene fuori il muretto. Ok, grazie Mark. No, di uno. Di uno. Ce l'hai fatta? A crashare? Ecco, ce l'ha fatta e ha crashato. Ecco. Fantastico. No, più. Quindi dammi un po' di cobblestone che faccio il pavimento. Con calma, tanto, eh. Per fortuna quando crasho non perdo gli oggetti che avevo. Se no. Ok. Sono rientrato nel mondo, se no non mi fareste giocare, questi due non mi farebbero neanche toccare niente. Infatti ho perso un'ora a capire cosa fare con Tommaso che laggava da cani. Allora, non rompete il cubetto dove sono su io perché si cade giù in casa. Allora, giù questo qua. Basteranno i cubetti. Pavimento completato. Muretto. Il tetto lo avete fatto? Non credo proprio che basterà. Non sto prendendo niente qua. Ok, perfetto. Allora. Easy, ho completato il pavimento. Ecco, perfetto. Di uno non bastano i muretti. Ecco, lo stavo già contando prima io. Ah, ecco. Per forza dobbiamo farlo. Oppure facciamo così, però guarda. Continua a nevicare. Ma è troppo. Vabbè, tanto. Dobbiamo farlo per forza, Pizzi. Allora, vediamo un attimo se mi bastano, ma no. Sì, mi bastano. Lo riesco a fare io il muretto. No, non farlo. Che no? Facciamo così. Cosa? Qua il muretto. Carino così. Allora, qua dentro carino. Abbiamo fatto da casa. Vabbè, oltre all'ambulanza che passa sotto casa, non ho attivato il timer che lo faccio partire da 5 minuti perché 5 minuti di sicuro saranno passati. Forse anche 10. No, non toglie la nebbia. Sì, la nebbia. La neve, va bene. Lo cannate tutte. Allora, qua
Abbiamo la testa. Perfetto. Indovinate. Sono dislessico. Sono crashato. Ah, yeah. E non riesco neanche a entrare, non capisco perché. Ok, ora ci riesco. Vabbè, Tommaso ha una sola tacchetta però. Hey. Dettagli. Oltre a iTunes Helper che mi dice vuoi fare l'aggiornamento di iTunes? No. No, non lo puoi fare. Lo faccio dopo. Il bello è che su Mac non te lo chiede neanche. Pisi, l'unica cosa che non si tu può. Se vuoi farlo. L'unica cosa che non si può usare in questo mondo è la canna da pesca. Viva il Mac! Allora. Quindi non possiamo costruire canne da pesca. Cosa ce ne serve? Non dobbiamo mica pescare. No, aspetta, adesso ti vado a controllare anche gli obiettivi. Se non sbaglio diceva di pescare. Non riuscito a salire? No, non mi ricordo. Allora, qui poi abbiamo finito di espandere, quindi un altro obiettivo già fatto. E siamo a 3 obiettivi. Questo video sta diventando per un'ora, quindi noi non ce ne frega. Allora. Quindi ok, giusto. Dici che è stato completato come obiettivo quello di espandere? Di sicuro. Secondo me sì. Gigante sta casa. Va bene. Possiamo andarlo a distruggere l'alberello? L'alberello lo distruggiamo domani. Domani nel senso nella prossima puntata? Sì. Sì. Quindi vi salutiamo. Ok, no, ci sono ancora 3 minuti, quindi. Allora, cosa dobbiamo fare ancora? Fatemi vedere gli obiettivi. Sì, che bello, nella prossima puntata devo annunciarla io, che bello. Espandi l'isola. Espandi l'isola abbiamo già fatta. Dobbiamo fare la farm di meloni, ma non so se riusciamo a farla oggi. Di meloni. Sì. E dici così. E come fai? Non lo so. Non niente. Chiudiamo. Forse dobbiamo arrivare a quell'altra isoletta che c'è là in fondo con su un cactus. Sì, penso sì. Il problema è che dice che non si possono fare ponti. Vabbè, lo possiamo fare noi, Shift, montiamo il cobblestone fino là, ci arriviamo. Ok, ma allora, il video è finito. Il video è finito, quindi ciao a tutti ragazzi. E alla ragazzi. Prossima puntata. Vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere mi piace. Ciao. Ciao a tutti.